Salve a tutti. Che vuoi fare? No, perché non li hai visti prima, quindi. Salve a tutti. Io ripartirei dall'aggettivo e in particolare dalla funzione dell'aggettivo. Qui come testo avevamo una poesia che è Marzo, ricchissima di aggettivi che hanno appunto il valore di arricchire questa poesia. Senza gli aggettivi la poesia perde totalmente di significato. Da questo collegamento con la poesia, sulla quale la guida è lunga e articolata, nel senso che ci consente di seguire un percorso per lavorare sull'aggettivo, sulla sua funzione, provate a toglierla, leggete la poesia senza la presenza dell'aggettivo, provate a mettere altri aggettivi, vediamo qual è l'efficacia e cose di questo genere. Ebbene, da qui noi possiamo comunque, se parliamo di aggettivo, anche andare ad altri aspetti della grammatica che solitamente non sono così tanto amati come l'aggettivo, perché tutto sommato l'aggettivo può essere anche divertente. Sappiamo che il professor Grammaticus fa la lista degli aggettivi simpatici e degli aggettivi antipatici. Se prendiamo un... scusate, ma intanto devo guardare anche qua. Se prendiamo... Okay. Se prendiamo, dicevo, uno degli aspetti della grammatica, dell'analisi del periodo, che sicuramente dai ragazzi non è la parte più amata, e andiamo a prendere un testo come questo, che viene da un romanzo che si chiama Le Sultane, scritto tra l'altro da una nostra collega, Marilu Oliva, al di là dell'esempio della tipologia di proposizione alla quale questa pagina in particolare è dedicata, noi vediamo che ci sono tre aggettivi fortissimi, ridicola, inappropriata ed inutile, che ci consentono di vedere un'altra volta, non in una poesia, ma in un testo di narrativa, di prosa, la valenza fortissima degli aggettivi. Quegli aggettivi ai quali possiamo poi anche facilissimamente agganciarci per andare a fare tutta una serie di discorsi altri che noi abbiamo chiamato oltre il testo. Alcune parti delle guide le abbiamo chiamate dalla teoria al testo perché sono un passaggio, come dire, immediato, rapido, dal testo che abbiamo utilizzato per portarli a riflettere sulla teoria. Altre parti delle guide le abbiamo chiamate oltre il testo perché in esse cerchiamo di sviluppare una serie di suggerimenti, tutte le idee che sono venute a noi, e questa è sicuramente una delle parti della grammatica che più facilmente si può arricchire, allargare, ampliare, perché noi ci abbiamo messo quello che facciamo, quello che ci viene in mente, cose che ci sorgevano così anche nel momento stesso in cui stavamo buttando giù il testo per riempire questa pagina. Ebbene, quella pagina di testo sulle due protagoniste, che sono due dei personaggi delle donne che vivono in un condominio, ci consente di parlare della situazione della donna, ci consente di parlare del rapporto tra vecchiaia e giovinezza, perché quei tre aggettivi del testo sono proprio in relazione a questo, e ci consente di agganciarci ad altro, a un film, a una canzone che probabilmente tutti conosciamo. Per vedere un breve spezzone di film, per ascoltare la canzone, ecco che i ragazzi devono mettere in campo qualcos'altro, qualche cosa che è al di là della conoscenza, ovvero sia una capacità di utilizzare ciò che si ha a disposizione, di vedere che sotto c'è un link, di andarlo a prendere, e allora ecco il piccolo spezzone del film. Harold e Maude è un film in cui ci sono due protagonisti, un ragazzo giovanissimo e una
signora alternativamente giovane, diversamente giovane, per non dire parecchio anziana, i quali si conoscono ai funerali, sembrano diametralmente opposti, invece a partire da questa passione comune per i funerali sviluppano una relazione che diventa anche sessuale. Quindi insomma una modalità abbastanza alternativa. Oppure giovinezza e vecchiaia, la canzone dei Nomadi che immagino conosciate. Ovviamente, siccome noi poi facciamo anche le prove d'italiano e si sa che le prove d'italiano non si limitano alle cose divertenti, poi diventano fetenti e vogliono gli esercizi, e beh, se no non saremo prove di lettere, ecco allora che l'esercizio, scusate, devo trovare dov'è, ecco allora che l'esercizio che è, non era questo, ma era quell'altro nelle dichiarative, ma va bene anche questo. Ecco che l'esercizio deve nascere e chiediamo ai ragazzi di riflettere sulla tematica della vecchiaia o della giovinezza inserendo delle subordinate dichiarative, questa era per la vita di condominio, e nelle concessive che chiediamo di riflettere su tematiche comunque connesse, su l'essere e l'apparire, e quello, adesso non trovo, scusate, comunque ce n'è un altro anche in cui chiediamo di riflettere sulla tematica del rapporto giovinezza-vecchiaia e poi ovviamente di scrivere un testo usando le proposizioni da cui siamo partiti, perché così hanno riflettuto, scrivono, fanno esercizio di scrittura e vedi mai che riescano davvero a metterci dentro le dichiarative, le concessive, le consecutive o quello che in quel momento stiamo cercando di vedere. Ok, nelle consecutive, infatti, alla voce del testo c'è un'altra possibilità di collegarsi, perché abbiamo visto le tre donne, le due donne che vivono nel condominio di cui parlavamo, abbiamo anche nell'altra, nelle altre proposizioni avevamo un brano preso da Le Sultane, il cui titolo è Uomini e Donne, e c'è qui l'interesse dei ragazzi che si risveglia moltissimo, perché uomini e donne immediatamente pensano alla trasmissione televisiva, e allora lì la riflessione sull'essere e sull'apparire. Le donne sono un tema che noi abbiamo spesso cercato, spesso provato a sviluppare. Qui, per esempio, nelle consecutive abbiamo un testo di partenza che è una riflessione di Rita Levi-Montalcini dall'Elogio dell'imperfezione, in cui si parla anche di lusi, processi evolutivi del cervello. Il testo può offrirsi per tanti spunti, perché lo possiamo usare come testo argomentativo, per esempio, lo possiamo usare per tante altre cose, anche per riflettere sul fatto che la Montalcini se n'è dovuta andare via dall'Italia per ragioni razziali, insomma. E poi da una donna del presente a una donna del passato, quindi l'aggancio con la storia, ma non solo dall'oggi allo ieri, ma anche dal qui ora ad un'altra realtà in giro per il mondo. Nelle potenziali vi assicuro che a casa mia ce l'avevo. Nelle potenziali abbiamo inserito, per esempio, un brano di una scrittrice afghana, la quale ci parla
della situazione delle donne nel suo paese. E non compariva lì. Questa è la scrittrice Nadia Hashimi. Vediamo la frase potenziale, ovviamente, ma agganciamoci ancora alla questione delle donne e ad un approfondimento sul oggi, su ieri, su qui dove viviamo noi e su altri paesi dove possiamo trovare realtà completamente diverse. Negli esercizi poi chiediamo di andare a scrivere un breve testo in cui inserire le potenziali e, prendendo spunto dal brano che comincia con un salam, che è un saluto, che è anche un augurio di pace, ebbene, negli esercizi noi chiediamo di fare questa volta una riflessione su qualche cosa che sia anche un pochino più leggera, ovvero sia provate a inventare, apparentemente più leggera, provate ad inventarvi una ricetta della pace usando le potenziali. Cui la prima frase di esempio potrebbe servire un chilo di buona volontà, potrebbe essere utile questo e quell'altro. Perché comunque riflettere sulla pace non è mai troppo, pensiamo al mondo d'oggi e ci rendiamo conto di quanto ne abbiamo bisogno. E nella guida, inoltre, il testo, a parte una serie di link che ci portano a vedere che cosa ha scritto la scrittrice, che ci portano anche a leggere le recensioni su di lei, proponiamo anche di andare a vedere un altro video. Delle donne, violenza contro le donne e femminicidio. Esiste un nesso? Io ho fatto vedere agli alunni questo video, sono rimasti molto colpiti, ne è nata un'importante discussione, hanno scritto testi anche significativi e il lavoro a loro è piaciuto. Se poi vogliamo rimanere un po' più aderenti alla grammatica tradizionale, nell'altra pagina della guida proponiamo proprio di andare a cercare tutti i significati o tutte le possibilità con cui possiamo dire la parola pace per la famosa ricetta. E volendo il lavoro può essere anche svolto al contrario, cioè stiamo in antologia spiegando quali sono le caratteristiche del testo regolativo, perché non andare a prendere questa situazione, questo esercizio, perché non andare a partire dal salam, che appunto è un saluto ed è un augurio di pace, e poi di lì eventualmente andare anche altrove, perché si può partire dalla grammatica per arrivare all'antologia, ma siccome, come hanno sottolineato bene prima di me, si può anche fare il lavoro al contrario, perché questo per noi deve essere uno strumento estremamente duttile. Se non riusciamo a piegarlo alle nostre esigenze quotidiane, alle caratteristiche della classe, alle caratteristiche anche particolari, contingenti di quella particolare mattina, che è diversa dalla stessa mattina dell'altra classe o da una analoga lezione dell'anno precedente, allora lo strumento diventa, come tutti gli altri, rigidi, fissi e meno soggetti ad essere esplorati e meno soggetti anche ad esserci utili a 360 gradi. Ancora, per esempio, sempre dalle concessive, sempre un esempio per dire come si possa partire dall'antologia per arrivare alla grammatica o si possa partire dalla grammatica per arrivare alla antologia. Dunque, guida, dovrebbe essere qua.
No. Scusate, ma evidentemente l'esercizio 4 mi ricorda. Ecco. L'essere ed apparire era questo. Beh, non lo trovo più. Fa niente, comunque ve lo dico, sempre a partire dal testo delle sultane e dal testo delle sultane, che era nelle dichiarative, ecco perché. Sempre a partire dal testo delle sultane, noi abbiamo fatto un collegamento, ci è venuto in mente un collegamento anche con le baruffe chiozzotte. Nelle sultane si tratta di un condominio, nelle baruffe chiozzotte si tratta di una piazza, ma ancora una volta protagoniste le donne, ancora una volta una situazione di conflittualità, quindi una possibilità anche qui di passare dalla grammatica ad antologia e viceversa. Questo per sottolineare come la grammatica non è obbligatoriamente destinata solo al biennio, ma la si possa utilizzare anche al triennio, anche in quarta, quando si parla di Goldoni e si fanno testi teatrali, che poi il testo teatrale lo troviamo nelle particolarità, nell'ultima pagina, quella dello stile, dove ci sono le varie tipologie di testo. Perché non è detto che quando i ragazzi arrivano in quarta, in quinta, si ricordino assolutamente tutta l'analisi del periodo, si ricordino tutti i complementi o le differenze tra di esse, quindi un ripassino può essere assolutamente utile. Quindi bene, stiamo parlando delle baruffe chiozzotte, andiamo a vedere, agganciandoci qui, andiamo a vedere una possibilità di ripassare la grammatica attraverso il collegamento tra la piazza e il condominio, dove comunque tutti quelli che si affacciano sulla piazza sanno tutti di tutto, tutti quelli che vivono nel condominio sanno tutti di tutto, tutto di tutti. Se torniamo ancora all'aggettivo e alla sua funzione di descrizione, aggettivo come qualificatore. Ok. No, è la funzione di aggettivo. Se torniamo all'aggettivo e alla sua funzione di descrizione, quello da cui siamo partiti, ebbene, la descrizione ci può portare altrettanto facilmente e altrettanto rapidamente all'innominato, al Manzoni. Chi meglio del Manzoni ha scritto pagine descrittive? Non si apre? Prego? Cioè, scusi, ma... intervento radicale. No, è ancora qui. Ah, ok. Allora, dicevo, il Manzoni, conosciamo tutti le pagine descrittive del Manzoni, che sono bellissime. Chi non ha letto Il ritratto della monaca di Monza, il ritratto, la descrizione del castello dell'innominato. Ecco qui che nelle oggettive noi abbiamo messo tra gli esercizi, e l'esercizio è il 3, una immagine di un castello della zona approssimativamente del romanzo. Alcuni dicono che questo potrebbe essere effettivamente il castello al quale si è ispirato Manzoni per descrivere quello dell'innominato. Certamente è un passo importantissimo, poi si prosegue, si mette a confronto il castello col palazzotto, si mettono a confronto i due personaggi, eccetera, ma per vedere
che nei ragazzi restino impresse le caratteristiche del luogo, perché le caratteristiche del luogo non sono altro che l'aspetto esteriore, concreto, delle caratteristiche interiori, di carattere, di modo di essere, di comportamento, eccetera, dei due proprietari del castello e del castellaccio e del palazzotto, allora si può chiedere ai ragazzi di descrivere questo castello. Oppure, al contrario, si può leggere il brano con la descrizione e chiedere loro di disegnare. Ed è sempre un veicolo più facile di apprendimento per i ragazzi in difficoltà, ma mica solo per loro. Anche per altri, il disegno, il passare attraverso il disegno di ciò che si è compreso e capito dal testo, può far sì che la descrizione del castello resti più impressa. E se resta più impressa la descrizione del castello rispetto a quella del palazzotto di Don Rodrigo, magari restano meglio impresse le caratteristiche dei due personaggi e si spera gli studenti capiscano qualcosa e apprendano qualcosa in più sul romanzo e magari anche comincino ad apprezzarlo un po' di più e non considerarlo solo una rottura di scatole o una perdita di tempo, che tanto i Promessi Sposi piacciono solo all'insegnante. Se poi vogliamo continuare a parlare del Manzoni, perché no? Nelle soggettive abbiamo inserito, negli esercizi, abbiamo inserito un brano altrettanto noto e famoso, che è quello sulla madre di Cecilia. Da questo brano chiediamo ai ragazzi di manipolarlo. Probabilmente sono poco abituati a pensare, almeno quando arrivano alle superiori, io insegno al biennio, non al triennio, sono poco abituati a pensare che un testo di letteratura alta possa essere soggetto a manipolazioni. L'ha scritto Manzoni, l'ha scritto Leopardi, l'ha scritto qualcuno di estremamente famoso, non so chi sia, però il nome mi suona nelle orecchie, io chi sono per poterla andare a manipolare? No, si può manipolare. Ovviamente dobbiamo anche trasmettere, veicolare contenuti, conoscenze di grammatica, e allora cosa chiediamo di manipolare? I soggetti in proposizioni soggettive oppure viceversa. Però se a loro entra l'idea che si può manipolare anche un testo di scrittura alta, che si può giocare anche con gli scrittori, anche quando scrivono di cose molto importanti, allora forse possono trovare un po' più divertente lavorare con la grammatica. E a questo proposito ho trovato tre semplici esercizi dove abbiamo proposto della manipolazione, di giocare, insomma. Allora, semantico, ruolo di sostituente. Negli esercizi, vediamo. No, è nella guida, scusate. Ah sì, nella guida abbiamo proposto una sorta Abbiamo proposto una sorta di caccia al tesoro, perché come testo avevamo inserito una serie di titoli, di film, di canzoni, di libri, e allora facciamo una caccia al tesoro. Cioè vediamo chi di voi, vogliamo lavorare individualmente, vogliamo lavorare a gruppi, eccetera, scegliamo una categoria, proponiamo, non so, la categoria di titoli di film, proponiamo quella di libri, proponiamo quella di canzoni, possiamo anche proporre dei limiti temporali, perché i ragazzi hanno difficoltà con la prospettiva storica. Due giorni fa, a me, alla collega di sostegno, un alunno ha detto ma una volta, tanto tempo fa, negli anni 60, allora parlo, mettiamo i puntini sulle O, io e la collega siamo tutte e due nate negli anni 60, quindi guai a te se torni a dire una volta è la favola, la fiaba, c'era una volta in un tempo talmente lontano che non può essere quantificato. Quindi volendo la lista la si sceglie l'ambito d'azione, si possono anche dare dei confini temporali e poi diventa una sorta di gara, vediamo chi
chi riesce a fare la lista più lunga, chi la fa più corretta, chi mette i titoli dell'epoca giusta, chi mette solo libri, solo canzoni, solo proverbi o cose di questo genere. Un altro esercizio per giocare nella preposizione semantica, modificatore del ruolo delle parole. Ecco, l'esercizio 2, abbiamo proposto una sorta di scarabeo. Cioè, invece di fornire le lettere, forniamo delle parole. Ok? E con le parole devono costruire frasi lunghe, più lungo possibile, usando solo quelle liste, quella lista di parole che sono state date. Anche qua, ovviamente, tutte le possibili variazioni si fa da soli, si fa in coppia, si fa in piccolo gruppo, si fa una classe contro un'altra classe, si fornisce una lista lunga, una lista breve, si consente di aggiungere alcune categorie di parole, cioè per esempio gli articoli siete liberi di aggiungere tutti quelli che volete, i verbi siete liberi di aggiungere tutti quelli che volete, oppure si danno altri tipi di vincoli. Un terzo esempio dall'interiezione semantica. L'universalità, l'esercizio è l'1, ecco, una piccola storia a fumetti. Scrivete, disegnate un piccolo fumetto, scrivete nei due personaggi, per uno la vignetta con le parole, per l'altro usate solo le interiezioni. E poi ribaltate la cosa, il primo scrive solo le interiezioni e nel secondo personaggio si scrivono interamente le battute. Quindi anche qui, se i ragazzi giocando si divertono e capiscono che esistono le interiezioni, che è quella cosa che se dici interiezione ti guardano e ti chiedono se hai l'influenza, allora magari può essere divertente. Però tenete presente che la nostra non è una grammatica fatta solo così, come dicevano prima le colleghe, abbiamo messo dentro una grande varietà di stili, perché ognuna di noi ha uno stile suo e oltre a sottolineare questo, abbiamo proprio voluto che emergesse tanto nel modo di costruire gli esercizi, nel modo di costruire le guide, in modo da dare a chiunque la utilizzi la maggiore varietà di stimoli, di opportunità e di possibilità di implementare il nostro lavoro aggiungendo a sua volta cose da dire o cose da fare, perché se qualcuno volesse solo una grammatica più tradizionale, un semplice supporto ad una grammatica più tradizionale, trova anche degli esercizi, quelli che i ragazzi definiscono magari un po' più noiosi, sono semplicemente più normativi, ma tant'è, è una grammatica, una parte normativa, non si può pensare che non esista. Pronome, morfologia, genere. Ecco, nel genere l'esercizio classifica, riconosci e classifica, quindi qualcosa di molto normativo. Vabbè, il brano è un po' lungo, ma tanto, voglio dire, se ne può dare la metà, se ne può dare una parte o così via. Quindi c'è anche qualche cosa di molto più normativo, se preferite definirlo noioso lo sopportiamo lo stesso, vero? Ok. Poi, allora, se abbiamo messo qualche cosa di più noioso, diciamo così, nella interiezione abbiamo usato brani provenienti da Pinocchio, tutti brani provenienti da Pinocchio, tutti diversi, perché è un libro ricchissimo di interiezione. Allora, dove abbiamo messo, come dire, un guizzo di estro, l'abbiamo messo nella guida. Nella guida abbiamo infilato dentro tutta una serie di suggerimenti che sono le cose che facciamo noi, che sono cose che fanno colleghe o amiche alle quali ci siamo affidate per qualche suggerimento e che anche qui in questo caso può essere assolutamente arricchito.